Buongiorno da HD Forum Italia, io sono Ilaria Rebecchi e benvenuti all'Innovation Day 2020. E buongiorno anche da Luca Baldin e benvenuti a questa inedita edizione digitale dell'Innovation Day, una manifestazione che costituisce tradizionalmente un momento dell'anno importante di discussione all'interno del mondo del broadcasting e della televisione e che quest'anno, per le ragioni che ben conosciamo, avrebbe potuto non aver luogo. Ma con gli amici di HD Forum Italia abbiamo voluto invece mantenere l'agenda che avevamo prestabilito e comunque proporre questo evento in una maniera a suo modo innovativa, quindi attraverso lo streaming che state in qualche modo guardando da casa o dai vostri uffici, che poi diventeranno contenuti on demand e quindi godibili in un tempo molto più lungo rispetto ad un evento fisico, e infine replicando in maniera digitale appunto quello che è il lavoro di matching B2B, gli incontri, la possibilità di interloquire tra i protagonisti e i partecipanti all'evento fisico, e l'abbiamo fatto attraverso una piattaforma di matching B2B appunto, SBI Network, che replica in qualche modo quella che è l'attività classica della stretta di mano. Ovviamente non la può sostituire, tutti noi sappiamo benissimo e speriamo di poter prestissimo tornare a stringerci la mano. Ma a questo punto lascio la parola a Ilaria per presentare quelli che sono i partner di questa manifestazione. Sì Luca, grazie per la parola. Chiaramente questa manifestazione, seppur nella sua versione virtuale, ma non per questo meno importante, è stata resa possibile grazie al contributo di alcuni importanti partner. Si tratta di aziende leader nel settore a livello internazionale. Adesso vado brevemente a presentarvele. È Eutelsat, uno dei principali e più consolidati operatori nel mondo delle telecomunicazioni satellitari, con una vasta rete di satelliti ad elevata performance, che fornisce capacità a broadcaster, operatori TV, fornitori di servizio video e molti altri clienti per appunto poter eseguire la loro attività. Altro partner di questo Innovation Day 2020 è il gruppo Lutec, leader in Italia e player a livello europeo nei servizi e soluzioni ICT, che supporta la digital evolution grazie ad un approccio end-to-end. Infine, Mainstreaming, azienda che consente a broadcaster, media e gaming company di trasmettere in video streaming contenuti live e on demand a livello globale. Bene Ilaria, grazie per questa presentazione dei nostri partner, senza i quali queste iniziative chiaramente non possono avere luogo, quindi è un grazie non di maniera. Direi che a questo punto è davvero il momento di passare la parola al padrone di casa, quindi al presidente di HD Forum Italia, Manlio Benito Mari. Allora vediamo Mari con noi. Buongiorno presidente. Io la vedo. Buongiorno presidente, allora io le darei senz'altro la parola per introdurre i lavori di questa mattinata. Buongiorno a tutti e un benvenuto a questo Innovation Day 2020. Mi scuso, ma evidentemente c'è qualche piccolo problema che stiamo esperendo per quanto riguarda, diciamo così, l'audio, però la regia sta sistemando. Intanto ancora grazie a i componenti di HD Forum, ai colleghi che hanno contribuito alla preparazione di questo evento, e grazie a Luca Baldin e Ilaria Becchi per essere presenti in questa giornata. Siamo in uno scenario particolare, evidentemente tutto questo si confronta con una condizione del tutto inedita, e quindi stiamo conducendo un evento in diretta live streaming. Abbiamo voluto creare uno scenario un po' diverso, creando questo studio virtuale, cercando appunto di fare in modo di che questa percezione di questo evento sia il più realistica possibile. Quindi grazie per questo impegno.
HD Forum Italia, siamo un'associazione no profit di filiera, ci distinguiamo sempre per poter rimarcare questo elemento. Siamo stati fondati nel 2006, abbiamo fondato a questa associazione nel 2006 e dal 2006 abbiamo fatto un lungo percorso, sono 14 anni di lavori che facciamo insieme e ogni anno ci portiamo a confrontarci in questo evento. Quest'anno si chiama Innovation Day, una formula nuova proprio pensata per dare spazio all'innovazione. Dunque vorrei adesso scorrere qualche slide per un po' rammentare il percorso di HD Forum. E dunque prego la regia di mandare la prima slide. La slide sarà per arrivare. Potenzialmente. Eccolo qui. Benissimo. HD Forum, come vedete, è un'associazione di filiera composta da 25 importanti aziende nel settore della comunicazione. Anno dopo anno ci siamo sempre più accreditati verso le istituzioni, verso gli organismi nazionali e internazionali con tecnologico che però ovviamente in modo importante e autorevole ha saputo, diciamo così, contribuire allo scenario. Tengo sempre a precisare che in HD Forum si armonizzano le specifiche tecniche, le applicazioni e non certo si creano degli standard che invece sono poi ereditati dai clienti internazionali. Oggi ne parleranno in tanti, abbiamo ovviamente un'agenda ricchissima e avremo modo di vedere insieme, di scoprire insieme cosa succede in innovazione nel mondo delle media. HD Forum ha, diciamo così, sei importanti elementi nella propria attività, sei elementi che vengo a rimarcare. Sono quelli che ci consentono di continuare a stare sul mercato articolando, tra virgolette, una serie di iniziative che ad oggi hanno avuto un estremo successo. Un segmento che si dedica alle alleanze, alle partnership con le quali possiamo sviluppare dei confronti continui, degli studi, creare dei joint technical group che ci danno la possibilità di affrontare, confrontare e dibattere. E appunto questo JT sono gli organismi tecnici, più di 70 componenti fanno parte di questi gruppi di lavoro. Ne parlerà nel pomeriggio Marco Pellegrinato insieme a Gino Alberico, che sono protagonisti del nuovo Ultra HD Book 2.0, questo compendio che porta le specifiche per i ricevitori televisivi in Italia. E poi ovviamente le relazioni con le istituzioni, che sono, diciamo, un dato sostanziale, Agicom e Mise, con cui cerchiamo ovviamente di portare la voce delle tecnologie e di riuscire, tra virgolette, a dare un contributo sempre importante. Il Competence Center, un organismo che si è costituito all'interno, che è composto dai nostri partner System Integrator, che sono quelli che sviluppano le applicazioni, con cui abbiamo un'interazione, un confronto, e ovviamente il gruppo editoriale che si occupa dell'Ultra HD Book. L'Ultra HD Book è per eccellenza l'attività più importante che svolge questo forum. Un libro che esce ogni 2 anni, che raccoglie una visione da lì ai 2 anni successivi ed oltre, chiaramente. Questo ne parleranno più tardi. E poi, ovviamente, un gruppo che si occupa della comunicazione. Oggi siamo in questa Innovation Day che abbiamo nominato La TV corre in un vortice di innovazione. Corre perché viviamo nello scenario di pandemia accelerazioni incredibili che la tecnologia consente di attuare, corre perché di per sé gli sviluppi che stiamo vivendo in questi anni sono fortemente veloci ed è oggi proprio l'intento di creare una finestra che combini appunto gli elementi di innovazione, le tendenze e gli effetti che questi ci portano sul mercato Italia, noi nel mondo B2B, ma anche dalla parte dei consumatori.
Lo scorso anno tentavo di dare questa definizione. L'innovazione è la traslazione di un'invenzione in un nuovo prodotto o in un nuovo processo che trova un'applicazione fruibile. Ecco, questa è la sintesi del concetto e quello che ci ha stimolato nel creare appunto questo evento. Quali sono, tra virgolette, gli elementi che hanno caratterizzato chiedo scusa. Quali sono gli elementi che la situazione attuale ci porta nella scenario di cambiamento? Tutto è accelerato. Gli strumenti sono diversi, l'adozione delle piattaforme cloud service per l'evidente esigenza di operare in modo remoto. L'approccio marketing attraverso i social, attraverso queste piattaforme su cui stiamo lavorando oggi insieme, lo scenario dei costi che muta da logiche di investimento capex a rimodulazioni sull'opex e infine l'innovazione, essere veloci, i primi per creare la nuova normalità. Ecco, questo è il task su cui ci troviamo a confrontare giorno per giorno negli scenari in cui viviamo. Ed è quello che vogliamo cercare di portare alla luce nel dibattito e nel confronto di oggi. Dunque, tre grossi riferimenti che andranno attraverso gli interventi che mi succederanno in questo. Il 5G, un elemento di grande innovazione. Se ne parla da tanto, un processo che sta progredendo, una tecnica che sempre più fa parte della nostra applicazioni, pensata per la qualità del servizio, pensata per la low latency. L'intelligenza artificiale, indubbiamente una risorsa nuova che può dare un valore nuovo, può creare un grande elemento di accrescimento. L'efficienza, automatizzare processi ripetitivi e indubbiamente la virtualizzazione, quello che è ovviamente il tema più forte di oggi, no? Nuovi flussi di lavoro, logiche collaborative integrate in modo remoto, operazioni basate su cloud sempre in modo più coinvolgente e ovviamente nuovi business che riguardano tutta la filiera, dalla creazione dei contenuti attraverso la distribuzione. Modelli ovviamente OTT fino alla ricezione. Dunque, questi sono in sintesi i tre punti. Non mi trattengo oltre perché l'agenda è ricca. Vedete che abbiamo tanti protagonisti. Lascio di nuovo allo studio la parola, a meno che i nostri moderatori non abbiano ovviamente specifiche indicazioni. Grazie e di nuovo un buon lavoro. Buona giornata. Grazie Presidente, grazie per questa introduzione molto stimolante che già mette le basi in qualche maniera di quello che è il programma veramente ricco di questa giornata. Ma prima di lasciarla tranquilla, mi viene da rivolgerle una domanda che è una curiosità, penso che condivido con anche una fetta rilevante del nostro pubblico di oggi. Qual è poi alla fine la motivazione più profonda che ha dato vita all'Associazione HD Forum Italia e che cos'è soprattutto che oggi la rende, direi, necessaria? Ma grazie per la domanda, Luca. In realtà questo è un po' un punto di riflessione che ci poniamo sempre nei nostri incontri, nell'approccio della governance e indubbiamente il titolo dell'evento di oggi, l'innovazione, è indubbiamente l'elemento che ci ispira, è quello che vogliamo cercare di portare avanti. Un po', si rifà al concetto dell'adiacente possibile. Ovvero quello che può succedere tramite la sperimentazione di una piccola variazione rispetto alla realtà attuale. Finito quando E più andate in sperimentazioni studio, ci ma non sono, e più sento sono le i due probabilità di aprire presentatori. nuove frontiere, nuovi sviluppi. Ed è proprio così, l'innovazione nasce da evoluzioni di variazione dell'esistente che rispondono
nuove esigenze, quelle che cerchiamo tutti i giorni. In HDFI ci impegniamo ad attivare il continuo confronto e il coinvolgimento della filiera per contribuire a questo percorso evolutivo che proprio porta all'evoluzione. Ecco, questa è la mia sintesi, Luca. Grazie, grazie Presidente.